Benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar, grazie per essere qui con noi. Oggi c'è con noi Mariano Biasella, Technical Consultant, che ci parlerà della progettazione di servizi a chiamata con PTV Visum, in particolare il progetto che è stato fatto a Isernia. La presentazione quindi sarà insomma divisa in una parte più introduttiva con le slide e una parte che invece verrà fatta direttamente sul software. Abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, quindi non penso ci sia bisogno di aspettare che arrivino altre persone. Penso che possiamo partire direttamente. Quindi, se sei pronto, Mariano, per me Ci possiamo sono. procedere. Vado. Buon pomeriggio a tutti. Sto condividendo la presentazione, quindi se ci sono problemi di visualizzazione, scrivete in chat oppure Veronica, dimmi. Allora, come anticipato da Veronica, nel webinar di oggi vedremo come progettare un servizio di trasporto a chiamata con PTV Visum. Scusate. E in particolare ci focalizzeremo sul progetto di Isernia, nel quale PTV Group è stato coinvolto nel corso dell'ultimo anno, per il quale appunto abbiamo deciso di utilizzare il software Visum della suite di PTV per capire qual era l'impatto del sistema sul comune di Isernia e sui comuni limitrofi di Pesca e Miranda, che fanno parte dell'area di studio. Vediamo cosa c'è nell'agenda nel webinar di oggi. Innanzitutto faremo veramente una brevissima introduzione sulla definizione di trasporto a chiamata, e poi vi mostrerò un inquadramento dell'area di studio che, come detto poc'anzi, comprende il comune di Isernia e i piccoli comuni limitrofi di Pesca e Miranda. E poi andremo a vedere i criteri preliminari all'analisi modellistica, quindi tutte quelle scelte che devono essere fatte prior, cioè prima di iniziare la costruzione del modello in sé, e poi andremo al core della presentazione, che consiste nella costruzione del modello in Visum, nella definizione delle procedure per simulare il trasporto a chiamata e nell'analisi dei risultati in Visum, e alla fine lasceremo uno spazio per eventuali domande e dubbi. Passiamo quindi a vedere che cos'è il trasporto a chiamata. Il trasporto a chiamata si può sintetizzare come un'alternativa al servizio canonico frequency based, schedule based, quindi basato sugli orari o sulla frequenza. Infatti, nel servizio di trasporto a chiamata è l'utente a esprimere una preferenza sul luogo di partenza, sull'orario di partenza e sulla destinazione di arrivo. È una modalità di trasporto comunque che si differenzia dal taxi perché è una modalità di trasporto condivisa. Quindi, come andremo a vedere nell'esempio che sto per mostrarvi, il sistema non funziona in modalità user optimum, cioè non ottimizza lo spostamento per il singolo utente, ma funziona in modalità system optimum, cioè cerca con i suoi percorsi di ottimizzare quante più richieste possibili. Quindi, se consideriamo l'esempio di questa slide, partendo con il signore con il passeggino sulla sinistra, il signore con il passeggino decide di andare al parco e quindi apre l'app e decide dove vuole andare nella app e quando vuole partire. L'app gli dice: ok, tra 15 minuti presentati alla fermata X, perché poi è anche l'app che ti aiuta nella scelta della fermata, aiutandoti a selezionare la fermata più vicina a te e che gli permetta di definire una routa ottimale. Quindi a questo punto abbiamo che 15 minuti dopo il bus si presenta alla fermata, ma come detto non è un servizio che è esclusivamente per il signore, ma è un servizio che serve anche agli altri utenti che sono nello stesso sistema. Quindi mentre il bus si muove riceve un'altra chiamata, e quindi si ferma a uno stop intermedio, fa una piccola deviazione, un detour, come vedremo, una definizione che ricorre spesso in questa presentazione, per raccogliere la signora alla fermata
e quindi portare entrambi alla fine alla loro destinazione finale. Di tipologie di trasporti a chiamata ce ne sono tante definizioni, queste sono le più diffuse ed sono state quelle su cui all'inizio ci siamo trovati un po' a ragionare, quindi se effettuare un servizio che fosse più vicino al taxi collettivo, che magari andasse verso i punti focali, che poi principalmente sono la stazione e l'ospedale, oppure se andare verso un dial a ride, che oggi, diciamo, erroneamente si tende a confondere col DRT in sé, quindi le due cose tendono ad essere uno a uno, ma in realtà non è così. Vediamo la differenza. E il taxi collettivo e il dial a ride sono entrambi a chiamata e confermata richiesta, ma mentre il taxi collettivo ha un percorso che non è stabilito, nel senso che viene stabilito quando parte, ma poi una volta che parte è fisso. Il dial a ride invece ha un percorso flessibile e dinamico, cioè c'è appunto un bus che modifica il suo percorso in base alle richieste che arrivano al sistema. Il taxi collettivo, infine, se confrontiamo l'ultimo punto, è generalmente point to point, cioè ti porta da questo punto accentratore che abbiamo detto prima, che può essere una stazione. Ma un servizio viene utilizzato anche per alcuni grossi centri turistici, come per esempio le cascate del Niagara, per dirne uno. Il dial a ride invece può essere o stop to stop o point to point, che vuol dire che può essere o un servizio che, come abbiamo visto con il signore con il passeggino, ti prende alla fermata e ti porta alla fermata più vicino alla destinazione, oppure point to point che cerca di prenderti a domicilio, del motivo poi per cui vengono spesso utilizzati i minibus per questo servizio. Data l'esigenza che aveva spesso il comune di andare verso le esigenze appunto dei giovani non patentati, degli under 18 e delle utenze deboli a basso reddito, ci si è quindi soffermati su una progettazione di un dial a ride per il progetto del comune di Isernia. Andiamo a vedere ora l'area di progetto. Veramente vi do giusto un overview per farvi capire di cosa si tratta e di cosa stiamo parlando. L'area di progetto è l'area che è definita come ISPEMI, che sta per Isernia, Pesca e Miranda. Isernia ovviamente è il centro più grande, come potete vedere è un centro urbano abbastanza grande, è una città di 22.000 abitanti. Adesso andremo a vedere le sue caratteristiche. Mentre Miranda e Pesche sono i due comuni limitrofi che contano circa 1.000 abitanti, quindi sono due paesini. Cosa possiamo dire di Isernia in breve? Di Isernia possiamo dire che conta 22.000 abitanti, che l'estensione territoriale è di 69 km quadrati e che l'altimetria va da circa 300 metri sul livello del mare a 900. Infine, un'informazione che non è affatto trascurabile, anzi che è stata chiave nella decisione del comune di andare verso un servizio di trasporto a chiamata, è quella delle frazioni. Come potete vedere, infatti, dall'immagine, dalle varie etichette che potete leggere sulla mappa, ci sono 23 frazioni diverse, di cui la più grande, Castelromano, conta 600 abitanti. Ed è lì che, diciamo, essendo queste frazioni dislocate in maniera non omogenea e lontana dal centro, e essendo l'orografia, come potete vedere dai dati altimetrici, molto variabile da 300 a 900 metri, potete capire bene che è un servizio che è difficile far andare in profitto se inquadrato come servizio a orari standard. E questo appunto è il motivo per cui ci si è soffermati sul servizio di trasporto a chiamata, cioè un servizio che si addice di più a questa situazione dove ci sono tante aree a bassa domanda e servite in maniera non efficace. Andiamo adesso a vedere i comuni limitrofi, Miranda che conta circa 1.000 abitanti, ha un'estensione di 22 km quadrati e un'altimetria che va da 4,70 a 860 metri sul livello del mare. Come info aggiuntiva è importante dire che la distanza di Isernia è di 9 km ed è collegata attraverso una strada non comoda, molto tortuosa e non in ottime condizioni.
E questo è stato uno dei punti critici della nostra analisi. Infatti, all'inizio volevamo includere anche il paese in sé, ma poi ci siamo resi conto che questo avrebbe significato tenere un bus occupato per circa 30-35 minuti, per magari prendere una o due persone in paese. E quindi alla fine si è decisa di adottare la posizione di un punto di interscambio. Quindi Miranda, chiederemo a Miranda di mettere un bus a servizio del trasporto a chiamata che porterà gli utenti nell'area del polo industriale polifunzionale che sorge al confine col comune di Isernia e da lì potranno utilizzare il servizio di trasporto a chiamata del comune di Isernia. Polo industriale polifunzionale, che è un'area comunque molto importante dove ci sono scuole e uffici, un indotto di circa 300 persone. Infine Pesche è anche un paese piccolo di circa 1500 abitanti, in questo caso però con un'altimetria che va da 400 a 700 metri sul livello del mare. In questo caso però è importante dire che è un'area che è cresciuta molto e sta crescendo molto negli ultimi 20 anni e di fatto sta sempre di più diventando una periferia del centro di Isernia e quindi sta sempre diventando più forte la necessità di includere quest'area all'interno del tessuto urbano e quindi del tessuto del trasporto, di un tessuto unico di trasporto pubblico a chiamata. Infine, questo, la densità abitativa, l'ho voluta esprimere per mettere l'accento su quello che dicevo poc'anzi, cioè il fatto che si tratta di un territorio molto frammentato e quindi, ancora una volta, potete capire bene che mettendo insieme i dati orografici che abbiamo visto fino adesso, con un territorio che alla fine è prettamente montuoso, parlando di territorio frazionato, potete capire che un servizio a orari è veramente difficile far funzionare un servizio a orari in modo profittevole e quindi il servizio di trasporto a chiamata ci è sembrata la soluzione migliore da adottare per questo contesto. Ok, adesso passiamo al mettere più le mani in pasta, quindi questi sono i primi passi che abbiamo fatto prima di arrivare all'analisi modellistica. Quindi ci si è chiesti quanti bus volevamo allocare al servizio. Questa è generalmente la domanda zero, poi quando si parla di un servizio a trasporto a chiamata per una determinata area. Allora, all'inizio avevamo pensato anche due, ma è qui che è intervenuto Visum, che ci ha aiutato a capire che due non era abbastanza, perché c'è il tasso di soddisfazione degli utenti, che è una percentuale che è possibile tirar fuori da Visum, che ci diceva che c'era un 7% di utenti che non riuscivano a prendere il bus perché due bus erano troppi pochi. E quindi alla fine siamo riusciti a simulare il sistema con tre bus, che è il numero che abbiamo deciso per l'area di studio. Una volta definito quindi il numero di tre bus, siamo passati a vedere le aree di competenza, quindi l'area blu per il bus 1, l'area rossa per il bus 2, l'area 3 per il bus 3 con il centro di Isernia che è nient'altro che un'intersezione di queste tre aree, quindi che viene sempre poi servito da questi bus che vanno dalle aree periferiche verso il centro o viceversa. Di conseguenza vanno scelte le aree di attesa bus ed è un'operazione molto delicata perché le aree di attesa bus devono essere dei punti strategici che permettono di raggiungere con velocità i punti critici, quindi i punti con maggior domanda. Per farlo, ovviamente, ci siamo avvalsi di alcune analisi GIS, di alcune analisi su dati socio-economici raccolti nella zona. Abbiamo deciso per questi tre punti, che adesso vedremo, andremo a codificare sulla rete. E infine, ultima slide, poi mettiamo le mani in pasta sul modello. I Pudo, che è una definizione che ricorrerà più volte nel corso dei prossimi minuti, che sta per pick up e drop off points. E in questa slide ho voluto sottolineare la differenza con le fermate TPL, perché capita che spesso che si voglia utilizzare un servizio di trasporto a chiamata su un sottoinsieme di fermate TPL. Nel nostro caso l'abbiamo fatto perché dall'analisi ad alcune fermate ci siamo resi conto che alcune fermate erano utilizzate pochissimo o nulla,
E che poi c'erano alcune fermate che erano addirittura sotto la soglia di 100 metri, alcune da 80-90 metri di distanza. E quindi per rendere la simulazione più efficiente, semplicemente abbiamo utilizzato un subset di Pudo. Ma diciamo, una volta che poi il servizio sarà up and running, ovviamente si aggiornerà la definizione dei Pudo con quelli che verranno effettivamente utilizzati sul contesto dell'area di studio. Ok, adesso passiamo al modello e mi sposto quindi subito a Visum. Cosa abbiamo fatto con Visum? Quindi il punto di partenza di Visum è stato una mappa importata da OpenStreetMap. A questo punto è stato necessario spendere del tempo per rendere questa mappa percorribile nel senso giusto, cioè come si dice in gergo routable, perché spesso, come chi lavora con OpenStreetMap sa, ci si trova ad affrontare strade che non sono aperte nel senso giusto, strade che sono sì aperte ma che non sarebbero percorribili da un bus perché la pendenza non lo permetterebbe, velocità a flusso nullo che non sono corrette. Quindi chiaramente tutte le analisi modellistiche di base che si fanno su qualsiasi modello persistono e vanno fatte ancora, perché ovviamente all'inizio, e ci è capitato di trovare errori anche nel corso delle simulazioni successive, ci si è ritrovati bus incanalati in delle strade dove non sarebbero mai potuti passare. Quindi è necessario controllare, per sintetizzare, gli elementi della rete, quindi links e turns aperti al sistema di trasporto bus, primo, e le velocità a flusso nullo, che si possono verificare poi con lo strumento di cerca percorso. Quindi si prendono due punti, si fanno di cerca percorso e si vede che la durata del viaggio desiderata corrisponde più o meno alla realtà. Queste sono state le operazioni preliminari sul modello. Sono operazioni generiche che non ho voluto fare perché sono fuori scopo dalla presentazione. Passiamo adesso invece a vedere quali sono le operazioni che vanno fatte per la definizione per la simulazione di un DRT. Quindi, step, diciamo, numero zero è la definizione dei transport system, i sistemi di trasporto, che come sappiamo sono gli elementi che possono essere percorsi su un arco, abilitati su un arco affinché esso sia percorso da essi. E quindi definiamo prima di tutto un minibus come di tipo PRT, se vogliamo essere precisi mettiamo i PCU a 1,25, e ho aperto tutti gli elementi della rete aperti all'auto anche i minibus. Ora, automaticamente lui mi chiede se voglio aprire minibus anche modo e demand segment. Io gli dico di sì. Ricordatevi il perché questa finestra, perché dopo capirete bene il perché. Quindi, come vi ho detto, ci servono due transport system, e questo perché uno spostamento di servizio di trasporto a chiamata è fatto da due leg, cioè una prima leg a piedi, quindi da casa vado a piedi alla fermata, una seconda leg sul minibus, una terza leg a piedi, quindi diciamo sono tre leg ma di due tipologie, piedi e minibus, che sono esattamente i due transport system che stiamo andando a creare. E creo quindi un transport system di tipo PRT, di tipo walk, che apro a tutti gli archi che sono già walk. Non lo apro a put, per il semplice fatto che non voglio che gli utenti che prendano il DRT, cioè gli utenti di tipo DRT possono prendere anche il treno o il bus o altri mezzi di trasporto, ma vado a creare un modo di tipo DRT, associato al transport system, e un segmento di domanda di tipo DRT associato al modo. E quindi questa è la base. Quindi il segmento di domanda DRT sarà quello che utilizzeremo durante tutto il corso dell'esercizio per le procedure di simulazione. Adesso semplicemente agganciamo il segmento di domanda DRT agli spostamenti, alla matrice di spostamenti, una matrice che è stata calcolata
attraverso il corso di un'indagine a febbraio dello scorso anno. Quindi abbiamo adesso associato una matrice OD a segmento di domanda. Adesso andiamo a definire i PUDO. Per definire i PUDO abbiamo bisogno di uno user defined attribute. Voglio insistere su questo punto, è un'operazione base che tutti, penso quasi tutti noi conosciamo. La definizione di un attributo user defined per i nodi, perché essenzialmente tutte le operazioni che si fanno in Visum per quanto riguarda la simulazione di un trasporto a chiamata sono node based, cioè sono basate sui nodi. Quindi ogni cosa che vogliamo fare consiste nella creazione di un UDA, quindi user defined attribute per nodo, e poi dopo ci saranno delle procedure nel quale diremo: ok, i PUDO te li ho messi nell'UDA PUDO. Quindi definiamo un UDA che si chiama PUDO e poi più in là nelle procedure vi dovrò dire che cosa vuol dire questo PUDO, perché per lui chiaramente adesso sarà solo uno 0 se non è punto di salita e discesa e 1 se è punto di salita e discesa. Quindi creiamo questo PUDO come intero, che ripeto sarà 0 se non è PUDO e 1 se è PUDO. E ho un attribute file che mi permette di leggere direttamente i PUDO e andiamoli a vedere attraverso questo layout file. Questi sono i PUDO della nostra, come vediamo, ho 33 PUDO contro 70, 78 punti di fermata. Quindi se io vado su questo nodo, avrò PUDO 1, se vado su questo nodo ho PUDO 0, quindi è semplicemente un booleano che mi dice se quel nodo è PUDO o non è PUDO. Una volta fatto questo, devo andare, una volta, stiamo ancora cercando, non ci siamo staccati dalle slide, quindi siamo ancora un po' sulle slide, dobbiamo cercare di definire le aree di attesa. Anche in questo caso, che dobbiamo fare? User defined attributes, sempre per nodo, area di attesa. Quindi dobbiamo andare a dirgli quali sono le aree di attesa. Anche in questo caso è un booleano, 0 se non è area di attesa, 1 se è area di attesa. E andiamo ad aggiungere area di attesa qui in Quick View e quindi mettiamo 1 qui, mettiamo 1 qui sulla stazione. E mettiamo 1 qui al terminal dei bus. Se apriamo il file di layout, dovremmo essere in grado di vedere. Eccole qua. Sono le aree che abbiamo visto prima sulla slide. È semplicemente un nodo dove io ho messo un UDA che mi dice che è quell'area di attesa. Più in là vedremo nella procedura, lui mi dirà come faccio a capire quali sono le aree di attesa e io gli dovrò dire prendigli i nodi che hanno UDA uguale area di attesa. Quindi ricordiamoci queste operazioni perché dopo andremo a vedere come vengono utilizzate nelle procedure. A questo punto passiamo alla domanda. Per la domanda va fatta una precisazione importante. La nostra rete è organizzata in zone, che sono questi confini blu che vedete, ma non si comporta come i modelli canonici, cioè nei modelli canonici avete che la domanda si propaga dalle zone sui connettori a valle, poi sui nodi a valle e poi sulla rete secondo il criterio di miglior percorso. In questo caso la domanda viene letta direttamente sui nodi e il motivo è che ci sono molti sistemi point to point, come abbiamo visto nell'introduzione, quindi se io voglio simulare un sistema point to point non posso costruire una zona per ogni punto della rete, sarebbe impossibile e sarebbe pesantissimo dal punto di vista computazionale. E quindi per ovviare a questo problema la domanda viene automaticamente generata sui nodi. Ma se, come la gran parte dei casi, io ho la domanda sulle zone, come faccio a mappare la domanda dalle zone ai nodi? Questo viene fatto all'interno di una procedura che andremo a vedere dopo e ancora una volta mi richiede un UDA, quindi ancora una volta mi richiede la definizione di un UDA
base nodo, dove io gli dico node to John, è di tipo testuale perché ci possono essere più nodi che vengono mappati sulla stessa zona. Quindi, come vedete, alla fine per ogni caratteristica della rete, per ogni cosa che vogliamo fare, c'è sempre un UDA nodo, quindi l'operazione di base poi è sempre la stessa. Adesso andiamo a importare l'attribute file che contiene questa informazione, quindi non lo faccio a mano, ma lo prendo dal modello già costruito, e quindi se mi metto qui, vedo che è comparso questo numero, quindi questo nodo è allocato a questa zona, quindi ho creato una connessione tra questo nodo e la zona sovrastante. Adesso andiamo a vedere, andare proprio al core di questa presentazione, che sono le procedure. Le due procedure per simulare un servizio di trasporto a chiamata con PTV Visum sono la Generate Trip Request e il tour planning della procedura di simulazione vera e propria. Andiamo a vedere che cos'è una e che cos'è l'altra. Partiamo con la Generate Trip Request. La Generate Trip Request nient'altro fa che simulare un database di un servizio di trasporto a chiamata. Che vuol dire che un servizio di trasporto a chiamata, un software per il trasporto a chiamata, avrà al suo interno una lista di richieste di viaggio con scritto: voglio partire, la richiesta è arrivata a quest'ora, alle 15:32, voglio partire alle 16, da questo punto, e voglio arrivare a quest'altro punto. E ci sarà una lista di trip request in questo senso. Questa procedura ci permette di costruire le trip request ed è molto utile nel caso in cui, come il nostro, non abbiamo ancora affidato il servizio, quindi volevamo simulare una generazione di trip request sul nostro territorio. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste la generazione delle trip request. Quindi gli vado a selezionare una finestra temporale in cui voglio generare le trip request. Siccome il servizio è pensato per essere attivato dalle 10 di mattina alle 8 di sera, inserisco questo intervallo orario. In realtà ci sarebbe la finestra temporale dell'uscita da scuola che non andrebbe considerata. Ma per facilità non lo faccio adesso, solo considerate che per farlo servono semplicemente due procedure in cui considero la fascia della mattina e la fascia della sera. Poi ci sono queste due finestre, la finestra che mi permette di dire qual è la percentuale di utenti che viaggiano insieme per ogni trip request, quindi io ho una lista di queste trip request, e per ogni trip request, per ogni richiesta di viaggio, ho quanti utenti vogliono fare quel viaggio. Quindi se io qui ad esempio metto 30, 40, 30, ho che il 30% delle richieste contengono un passeggero. Quindi il 30% sono relative a un passeggero singolo che ha prenotato la chiamata. Il 40% contengono due passeggeri, il 30% ne contengono tre. Ora però è importante dire che molti gestionali di trasporto a chiamata hanno la funzione detta in inglese di grouping, cioè raggruppano delle richieste assieme. Quindi è vero che in molti prenotano il viaggio da soli, ma poi le richieste vengono accorpate ed è per questo che nel caso di studio di Isernia abbiamo messo un peso per l'uno molto più basso, perché la nostra volontà è che le richieste vengano accorpate. Quindi abbiamo lavorato con 5, 25 e 70. Andiamo a vedere invece la seconda finestra, che è quella dei pre-booking time delle trip request, che nient'altro esprime che le finestre in cui arrivano le trip request. Quindi, ad esempio, supponiamo che consideriamo l'orario 4 del pomeriggio. Se io dico 25, 25, 50, vuol dire che il 25% delle richieste arrivano tra le 3:30 e le 4.
L'altro 25% arriva tra le 3 e le 3 e mezza, il 50% restante arriva tra le 2 e mezza e le 3. Quindi ci dice quante richieste di viaggio arrivano negli slot precedenti all'effettiva richiesta, all'effettivo orario desiderato. Nel nostro caso abbiamo utilizzato questi share che abbiamo preso da delle indagini che abbiamo fatto sul campo. E infine c'è il random seed, che per chi usa Visum è un concetto a cui dovrebbe essere familiare, anche Visim, che ci permette di introdurre il concetto di stocasticità sia in senso temporale che sia in senso spaziale. Quindi ovviamente quando facciamo una procedura del genere è molto consigliato farne diverse con random seeds diversi. E infine ritorniamo, come vi avevo già annunciato, preannunciato, al concetto di domanda dai nodi sulle zone. Quindi questa è la finestra dove Visum ci chiede di capire come vogliamo allocare i nodi alle zone. Possiamo banalmente decidere di usare nodi con un connettore attivo, possiamo decidere di utilizzare nodi nel poligono di zona utilizzando un'area di buffer. Oppure nel nostro caso possiamo decidere di utilizzare l'UDA, node to zone, quindi gli diciamo la corrispondenza la trovi qua dentro, ce l'hai già fatta. Occhio a questo daemon share che è molto importante, nel nostro caso non avevamo abbastanza dati, ma sicuramente abbiamo messo un numero che va tra 1 e 2 in base ai dati contenuti da Istat. Però è un dato che vorremmo aggiornare nel tempo. Come vedete qui possiamo inserire anche dei pesi, quindi leggendo l'esempio qui sotto, lui ci dice se abbiamo tre nodi con pesi 1, 2 e 3 che sono allocati a una stessa zona, il primo nodo prende un sesto della domanda della zona, il secondo prende due sesti e il terzo prende tre sesti, quindi possiamo, è come se fossero degli split. Gli split che mettiamo solitamente sui connettori possono essere messi sui nodi. Facciamo clic su OK. Oh, qui si è perso alle 10, alle 20. OK, il resto mi sembra corretto. E facciamo girare la procedura di trip request. Per vedere le trip request dobbiamo aprire la lista OD demand e andare in trip request. E ci troviamo esattamente come vi avevo detto, anzi lo faccio vedere anche in maniera semplificata. La lista di trip request, quindi ci dice, guardiamola così che è anche ancora più facile e intuitivo. Quindi ci dice per ogni trip request, vedete, cambia la freccia, ci dice da dove a dove. Quindi ci sono degli utenti che da qui vogliono spostarsi qui. Quanti sono? Sono due, numero passeggeri. A che ora è arrivata la richiesta? Alle 14:44 e a che ora vogliono partire? Alle 16:16. E così via. Noi abbiamo tante richieste di viaggio, sono tutte linee rette, ovviamente perché ancora non c'è un viaggio per loro che verrà creato con la procedura di tour planning. Quindi ricordate che adesso abbiamo queste linee rette che poi dopo non vedremo più. E molto importante prima di passare al tour planning è sottolineare il fatto che chi ha familiarità con Visum può vedere che queste sono tutte celle bianche, che in Visum vuol dire che si possono cambiare. Quindi io qui per esempio posso scrivere 1 e qui posso cambiare l'ora, che vuol dire che se il gestionale di trasporto a chiamata ci permette di avere la lista delle trip request come punto di inizio, punto di fine del viaggio, numero di passeggeri, quando è stata creata la richiesta e quando si vuole partire, automaticamente si può prendere l'output del gestionale e importarlo in Visum semplicemente con un copia e incolla. Ho sbagliato cella, scusate. E quindi vedete che ho semplicemente copiato e incollato le richieste di viaggio che mi vengono dal gestionale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è allocare l'indirizzo al nodo di Visum. Poi posso copiarlo in Visum e avere quindi esattamente le richieste di viaggio che vengono dal campo. Quindi questo è l'ottimo perché ci permette di
simulare nel sistema le richieste di viaggio che sono effettivamente arrivate sul campo, quindi quanto di più vicino ci sia alla realtà. E questo vuol dire anche che tutte le operazioni di costruzione della matrice, di allocazione di nodi alle zone, di dare pesi ai nodi, man mano che il sistema va avanti, diventano sempre meno indispensabili e si possono utilizzare direttamente le trip request perché è più efficiente generalmente. Andiamo a vedere adesso la seconda procedura. Quindi questa ci è servita a generare questa lista, che ricordiamo in alternativa può essere direttamente importata da un gestionale di RT. Adesso andiamo alla procedura di simulazione vera e propria, il tour planning. Quindi anche qui dobbiamo scegliere il segmento di domanda. Nel tab basis, diciamo da che ora a che ora vogliamo effettuare il servizio. Qui potremmo partire subito in quarta, mettere 10:20, ma lui ci dà un suggerimento essenziale, ci dice: occhio che devi considerare anche il tempo a piedi. Cioè, questo ti dice da che ora a che ora funziona il servizio, ma io poi alla fermata ci devo arrivare. Quindi è essenziale inserire un buffer time di modo che gli utenti possano arrivare alla fermata e possano arrivare alla fermata a una determinata ora, anche alle 8 in punto, e avere il tempo poi di raggiungere la casa fuori orario. Qui andiamo a decidere dove salviamo i risultati. Posso anche generare un nuovo path set, i risultati vengono generati su un path set, e posso anche decidere di salvare il flusso il volume di veicoli, di minibus, quindi allocati a servizi di DRT, così che posso andarli a vedere sulla rete. Passiamo ora a, diciamo, la parte che è veramente il cuore della procedura, che è impostazione della flotta. Quindi abbiamo detto tre veicoli con, se siamo nell'ipotesi di minibus, facciamo circa 20 posti. E poi andiamo a questa parte qui del vehicle sharing che rende necessario fare un attimo un salto alle slide, perché come funziona il tour planning? Il tour planning è fondamentale questo parametro che vedete in grassetto rosso, il maximum arrival time, cioè lui ha una procedura che fa in modo che, o meglio, cerca di fare in modo che gli utenti arrivano prima di questo maximum arrival time, che è un tempo che è dato dal tempo di partenza più il tempo ideale di viaggio, cioè il tempo che ci metto per andare dalla fermata A alla fermata B se non ci sono altre persone da prendere, quindi secondo il criterio del percorso migliore, più un grosso termine che mi va ad indicare, secondo delle caratteristiche dell'utente, quanto sono disposto a far tardi al mio bus, quindi quanto sono disposto ad aspettare per accontentare altre richieste di viaggio. E cosa compare dentro questo termine? Compare il maximum detour factor, che specifica un fattore per il tempo addizionale di viaggio accettato dai passeggeri per servire più di una richiesta di viaggio, che come vedete è un moltiplicativo del tempo ideale, lo vedete da qui. Quindi ci dice: se io voglio arrivare in un posto in 6 minuti, ci dice, e il detour factor è 2, vuol dire che sono disposto ad arrivarci massimo in 12 per servire più richieste di viaggio. Maximum detour time, che è il tempo massimo addizionale accettato dai passeggeri per servire più di una richiesta di viaggio, che è lo stesso concetto, ma uno è espresso come moltiplicativo per il tempo ideale di viaggio, e questo è espresso come tempo assoluto. Quindi io qui vado a mettere un numero, ad esempio 15 minuti, non sono disposto ad accettare più di 15 minuti mai se per un viaggio per prendere altre persone lungo la rete. Detour time accepted at all times invece è questo, ed è il limite inferiore di tempo addizionale che è sempre accettato, il che vuol dire: decido di salire su un minibus, decido di prendere il trasporto a chiamata, io accetto di base sempre 10 minuti. E poi c'è il maximum wait time, che non compare nella formula, ma compare, lo vedremo dopo, è il tempo massimo di attesa del veicolo per i passeggeri. Quindi
Facciamo un esempio per contestualizzarlo meglio. Se voglio partire alle 10:45, il tempo ideale di viaggio sono 6 minuti, allora il maximum arrival time è dato da, con questi fattori qui, che sono quelli che andremo ad utilizzare, da 10:45 più 6 minuti, più il minimo tra il massimo tra detour factor meno 1, quindi 1 per il tempo ideale di viaggio, e il detour sempre accettato che è 12 minuti, e il maximum detour time che è 16 minuti. Quindi qui avremo 10:45 più 6 più 12 che fa 11:03. Quindi da che dovevo arrivare alle 11:51 ho un tempo aggiuntivo di 12 minuti che mi fa finire alle 11:03. Quindi tornando al nostro esercizio, andiamo a inserire questi parametri. Anche in questo caso, spesso la domanda è come li calcolo questi parametri. Indagini, 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 non c'è altro modo. Si intervistano le persone e si fanno queste tre domande e alla fine i numeri generalmente vanno a convergenza verso tre numeri ben precisi. Poi qui è dove gli diciamo quali sono i nodi che vogliamo utilizzare come PUDO. Quindi se noi gli diciamo utilizza solo i nodi attivi e filtriamo i nodi che hanno PUDO, allora il servizio verrà fatto solo con i PUDO. Gli possiamo mettere un tempo massimo a piedi, che noi abbiamo messo come 8 minuti. Possiamo andare a stabilire qual è il numero massimo di pick-up e drop-off per ogni nodo. Possiamo allocare alcuni nodi solo al pickup e alcuni nodi solo al drop-off e possiamo andare a inserire un tempo per la salita e discesa dei passeggeri, che noi abbiamo inserito per ogni passeggero 8 secondi. Anche il tab tour planning, come il tab tour, è molto importante, infatti qui è dove andiamo a giocare con la funzione obiettivo. La funzione obiettivo che ci dice se vogliamo avere meno veicoli, quindi cosa vogliamo ottimizzare? La flotta o le richieste di viaggio? Se vogliamo ottimizzare la flotta ci spostiamo più verso di qua, se vogliamo ottimizzare le richieste di viaggio ci spostiamo di qua. A noi interessa ottimizzare le richieste di viaggio, vogliamo avere un coefficiente di soddisfazione del 100%, quindi assolutamente è importante questo. E andiamo a selezionare questo valore che, come vedete qui, ci dice qual è l'intervallo che specifica le trip request che sono state soddisfatte con successo prima di passare alle altre. Quindi è come se gli diamo un obiettivo minimo da raggiungere e, diciamo, ho notato che fa funzionare meglio in generale la procedura. E poi alla fine c'è una funzione di costo, anche in questo caso ci dà un suggerimento, nella quale avete un peso per il tempo a bordo e un peso per il tempo a piedi per raggiungere la fermata. Quindi chiaramente un coefficiente più alto per il tempo a bordo porta in tempi a piedi più alti, quindi dipende da cosa vogliamo ottimizzare. Chiaramente se abbiamo più utenza debole da servire, conviene abbassare questo e alzare questo. Quindi è un gioco che dipende dal sistema in cui andremo a operare con il nostro trasporto a chiamata. E come avevo detto all'inizio, ricordatevi perché c'è bisogno di un demand segment per i minibus, anche se non l'abbiamo mai usato, lo usiamo qua. Perché lui calcola la velocità della flotta, quindi quanto vanno veloci i minibus da qui. Quindi ha bisogno del segmento di domanda allocato al transport system. Infine, e poi andiamo a vedere i risultati, le aree di attesa. Quindi vi avevo detto, noi definiamo le aree di attesa, a un certo punto gli dovremo dire l'UDA per sapere quali sono le aree di attesa, e glielo diciamo da qui. Possiamo andare a inserire dei pesi per le aree di attesa. Possiamo dirgli se l'area di attesa la vogliamo utilizzare per l'inizio e la fine di un tour e se la vogliamo usare per la relocation. La relocation significa che dopo un tot di inattività, 15 minuti è il default, il veicolo ritorna all'area di attesa corrispondente. Possiamo utilizzare anche la demand forecast per la relocation, anche questo dipende
dal contesto, cioè vuol dire che un 50% delle richieste future noi già le sappiamo, perché magari ci sono alcune che arrivano in real time, ma altre che sono già programmate. Quindi metterlo a zero, diciamo che in linea generale è sempre sbagliato, perché un minimo sono sempre programmate, ma la quantità di trip request che l'autista già conosce ovviamente dipende dal sistema. Possiamo usare i pesi per la relocation, i pesi che stanno qui, oppure possiamo usare anche la capacity delle holding area, quindi dire questa holding area può ospitare al massimo X bus. Non vado nel dettaglio qui, ma se avete delle fermate che hanno i dispositivi di ricarica per i bus elettrici, potete anche mettere questa variabile, cioè potete definire un UDA sul nodo che dice che quella fermata ha i dispositivi di ricarica e dirgli qual è il range massimo che un bus può percorrere e la durata della ricarica dal 0 all'80% e dall'80% al 100%. Quindi c'è un dettaglio sulle charging areas per i minibus elettrici. Questo è tutto ciò che riguarda il setting della procedura. Adesso andiamo a vedere i risultati negli ultimi minuti. I risultati li troviamo e li apro da qui. Ok, vi ricordate le trip request che abbiamo visto prima come linee secche da nodo a nodo, come linee dritte? Adesso vedete cosa sono diventate. Semplicemente perché adesso c'è un bus che è andato a servire questa trip request. E lui, Visum, ci dà anche le informazioni, ci dice questa trip request è stata servita dal bus 1, aveva due passeggeri, era stata creata alle 9.34, i ragazzi volevano partire alle 10.45 ed è partito effettivamente alle 10.45. Infatti vediamo che l'experience de tour, per ritornare alla formula che abbiamo visto nella slide, è 1, quindi questo viaggio è stato perfetto. Se andiamo però ad esempio su un viaggio che abbia 2.2, questo qui, vediamo qui non ci sono stati detour strani, ma la partenza desiderata era alle 18.11, mentre il bus si è presentato alle 18.23, quindi c'è stato un ritardo e quindi un detour di 2.20. Possiamo avere anche i casi in cui, come questo, ci sono delle particolari deviazioni, ed è già evidente dalla mappa che ci sono state delle deviazioni per prendere altri passeggeri, dove il bus è arrivato con soli 6 minuti di ritardo, ma al posto di impiegare 11 minuti e 10, che era il tempo ideale di viaggio, quello che abbiamo visto prima nella slide, questo qua giallo, è questo numero qua, 11 minuti, ce ne ha impiegati 19, e ce ne ha impiegati molti di più, ma è rimasto comunque nei limiti dell'arrival time. Queste sono tutte le richieste di viaggio e per ognuna di esse c'è origine e destinazione, che vuol dire che sono state soddisfatte. Quando una richiesta di viaggio non è soddisfatta, quest'area grigia, che non potete modificare perché è riempita dalla procedura di tour planning, non è riempita e quindi quello vi dice che c'è. Ci sono delle chiamate che non sono state soddisfatte. Lo potete vedere anche, quello dal punto di vista dell'utente, potete vedere anche dal punto di vista bus, in particolare. Carino questo qui, il 3, che parte dalla stazione, se seguite la freccia rossa, lui vi dà il tragitto di tutto il bus. Il bus si muove, arriva al punto, quindi parte con tre passeggeri che erano alla stazione, arriva a questo punto, ne prende altri tre, quindi posto occupancy 6, ho 6 persone a bordo, e si muove in città con 6 persone al bordo, quindi si fa tutto il giro della città, fino ad arrivare a questo punto dove passenger alighting 6, quindi sono scesi 6 passeggeri, e poi torna indietro. E quindi adesso sta viaggiando vuoto, come potete vedere, posto occupancy a 0, adesso ha preso 3 passeggeri all'ospedale e sta portando 3 passeggeri, e così via. Quindi per ogni bus praticamente potete vedere tutto il percorso che è. Qui salgono altri 3 passeggeri e quindi poi a bordo ce ne sono 6 al centro commerciale e così via. Quindi è uno strumento che dà anche la potenzialità di vedere quali sono i percorsi dei bus. E chiaramente questa informazione la potete vedere anche a livello aggregato. Quindi se io vado a selezionare i flussi di rete, posso vedere quanti minibus sono passati.
E quindi questo mi va a dare, diciamo, un'idea di quali sono le strade che sono state più utilizzate e anche in fase di studi di pianificazione di PUMS, questo può essere un dato molto molto utile. Ma anche ogni tipo di informazione come servizio chilometro, passeggero chilometro, ovviamente ottenibile dalla lista dei part items, perché lì avete la progressiva dei chilometri, quindi potete tutte le informazioni ovviamente che ricavate dall'analisi di un trasporto pubblico le potete riprendere anche da qui. E infine, ovviamente, come si fa generalmente anche per le analisi di trasporto pubblico canoniche. Posso vedere quante chiamate ho ricevuto per ogni fermata principale, quindi ne ho selezionato alcune fermate principali, quindi le chiamate ricevute e i salieri delle chiamate ricevuto, questi quanti sono stati saliti e scesi per ogni fermata importante. E anche questo è ovviamente un'informazione utilissima in fase di pianificazione e anche in fase di andare a capire quali sono poi i PUDO che vengono utilizzati nella rete, perché possiamo incrociare i dati ottenuti dalla simulazione con quelli che vengono dal campo e quindi andare a capire poi effettivamente quale può essere una configurazione di PUDO ottimale per il nostro sistema. Ok, abbiamo finito il nostro esercizio in Visum. Io lascio gli ultimi minuti per eventuali dubbi e domande. Sì, grazie Mariano. Sì, questo è il momento per le domande. Abbiamo qualche minuto, anche qualcosa in più, se dovessero esserci domande, altrimenti è possibile contattarci alle email indicate in questa slide, quindi per altre domande tecniche o per domande di tipo commerciale. Ricordo che poi verrà inviata la registrazione a tutti i partecipanti. Eventualmente se qualcuno volesse rivedere il webinar o condividerlo. Ah, vedo che qualcuno ha alzato la mano, possiamo dargli forse la parola. Un attimo, l'ho perso, giuro che l'ho visto. Non so se forse vuole la parola. Ok, vedo che scrive: buonasera, servizio molto interessante per quelle zone. Non so se voleva anche una prova. È già attivo? Chiedono il servizio. No, ancora no, siamo nella fase di affidamento del servizio e dovrebbe partire quest'estate, però comunque. Stavamo anche dicendo con Mariano poi magari di fare una specie di follow up per dire poi quali sono stati i risultati, Sì. magari più tardi nell'anno oppure di Parte fare, insomma. 2. Esatto. Ok. Qualcun altro altre domande? Se no possiamo anche concludere qua, comunque il tempo ce lo siamo preso tutto, quindi. Sì, poi ovviamente io se... Ecco qua, c'è Vedo che qualcosa. chiedono. Ah, se vedi tu anche la domanda, poi è possibile associare dei Sì. costi ai percorsi così da poter stimare i costi del servizio. Sì, certo, è possibile calcolare il costo del percorso ed è possibile anche associare le tariffe. Ovviamente nello spazio di mezz'ora era complicato far vedere tutto. E quindi diciamo si possono calcolare sia la parte di costo che sia la parte di revenue. Ok, poi vedo che Claudio Scarpa alza la mano, magari gli do la parola se vuole fare. Ok, no? Sì? Dovrei avergli. Volevo.
Eccomi, buonasera, buon pomeriggio a Ecco, tutti. salve. Volevo fare una semplice domanda, volevo avere qualche informazione sul sistema di localizzazione di contapasseggeri. Se è stato già attivato, perché ho visto che al di là, diciamo, di tutta l'applicazione, le funzioni e quant'altro, si hanno anche delle informazioni puntuali proprio dei saliti e discesi alla fermata. Allora, sì, ciao Claudia, innanzitutto. Ciao Allora, per Mariano. quanto riguarda il contapasseggeri, non è stato incluso in questo progetto perché il finanziamento non poteva essere utilizzato per quella cosa. Tu sai bene che poi alla fine i finanziamenti hanno i loro paletti, quindi era difficile mettere anche questa cosa, però so che da parte del comune c'è stata la volontà di... hanno contattato delle aziende per inserire il contapasseggeri. E ovviamente io mi sono fatto portavoce di questa cosa e ne sono grande tifoso perché poi i modelli funzionano molto meglio quando si riescono a incrociare i dati sul campo con il modello. Quindi non nell'immediato, ma so che c'è la volontà di fare questa cosa, anche perché sai bene che il modello poi, questo è un punto di partenza, il modello è qualcosa che è in divenire, quindi più cose abbiamo per migliorarlo e meglio è. Invece, per quanto riguarda la localizzazione, penso che tu ti riferisca alla localizzazione dei bus, e AVL, sì. funzionerà semplicemente, non ci sarà un dispositivo GPS, verranno utilizzati i bus che ci sono già, ma il servizio, gli autisti a bordo avranno dei tablet, che sono invece dei quali l'acquisto è incluso in questo finanziamento. E quindi grazie ai tablet poi sarà possibile localizzarli e quindi avremo anche le tracce dei bus su tutta la giornata. Ok, grazie. A te. Grazie per la domanda. C'è un altro po' di domande che sono emerse. Non so se le vedi, si può avere qualche informazione in più relativamente Allora. alla calibrazione del modello? La simulazione deve essere necessariamente fatta da voi? No, 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 assolutamente no. Può essere fatta, oddio, licenza classica? No, credo ci sia un modulo. Questa è più una domanda da sales. Aspetta, però prima ce n'era un'altra che diceva si può avere qualche Ah, me ne sono informazione in più persa una? relativamente. Sì, poi leggiamole anche perché io Ah, eccola, sì, non scusa, era credo che gli andata. utenti possano Scusa, leggere le Maria domande, quindi Fassone, leggiamole. me l'ero persa, sì. Si può avere qualche informazione in più rispetto alla calibrazione del modello? E allora, sì, purtroppo il problema è sempre temporale, perché diciamo sulla calibrazione del modello ci abbiamo speso tanto e come ho detto all'inizio siamo partiti da OpenStreetMap che come sapete ha i suoi pregi ma anche i suoi grandi difetti. E nel nostro caso abbiamo ottenuto i tempi di percorrenza facendoci dare i tempi di percorrenza bus che erano nelle mani del comune, ma poi è stato tutto molto avvantaggiato perché Isernia è la città dove vivo, quindi diciamo errori palesi della rete, degli errori palesi della rete me ne sono reso conto. E per quanto riguarda dati, rispondo molto sinceramente, c'era veramente poco, molto poco. Abbiamo richiesto dati di flusso, abbiamo richiesto dati su bus, ma non c'era praticamente nulla. E infatti poi si è parlato anche con l'amministrazione di voler cominciare proprio con questo progetto a costruire un dataset che poi rimarrà anche in futuro e per migliorare il modello. Quindi abbiamo fatto un'indagine, come ho detto, a febbraio per cercare di capire le preferenze di spostamento, per cercare di costruire una base di matrice OD, ma è un punto di partenza, è qualcosa che verrà migliorato nel corso del tempo. Poi c'era Thomas Valentini che però si è disconnesso. Non abbiamo fatto in tempo a rispondere alle sue domande. Ha fatto un sacco di domande, poi ne ha fatte due. Sì, che Però chiedeva mi se. fanno cenno di rispondere.
Mi dicono di rispondere comunque. Vabbè, Sì, ma infatti ce n'è, perché era magari una può essere domanda interessante per importante. qualcun altro. Sì, non basta una licenza classica, c'è un modulo di visum per fare per simulare il trasporto a chiamata. E scrivete al contatto di Francesco Oliviero che vedete di sotto per chiedere più informazioni, perché non mi ricordo sinceramente il nome del modulo, però sì, non deve essere fatta da noi di PTV Group, ma basta acquistare il modulo e fare le E... procedure che ho fatto durante il webinar. Ok, dovrebbe, il modulo dovrebbe essere DRT che sta nel bundle che si chiama Shared Mobility, comunque, quindi Ok. condivido questa informazione. Ci sono due Sempre domande da Riga Mauro, poi. sì, infatti dice, è stato preso in considerazione la possibilità di utilizzare minibus a guida autonoma o progressivamente autonoma in futuro? No, guida autonoma non se ne è parlato. Stanno adesso acquistando i minibus, quindi per adesso ci accontentiamo di quelli. Poi per un futuro si vedrà. Ok. Per quanto riguarda la seconda domanda, Quale piattaforma viene utilizzata per erogare il servizio a chiamata? e per adesso non c'è ancora perché siamo in affidamento, quindi ancora non c'è una piattaforma. No, non si, da dire, poi lo diremo nell'aggiornamento poi del Lo diremo prossimo. nella parte 2, sì. E poi l'ultima domanda. Quanto ci avete messo per l'analisi preliminare e l'indagine e per poi implementare queste informazioni nel modello? Allora, analisi preliminari, indagini e calibrazioni hanno preso all'incirca da gennaio 2023 a settembre 2023. Quindi abbiamo raccolto i dati, diciamo, lo scorso inverno, più o meno in questo periodo, gennaio, febbraio, marzo, e poi abbiamo lavorato sul modello facendo prove, quindi diciamo un range tra i 6 e i 9 mesi. Ok, penso che forse queste erano tutte le domande. A questo punto concluderei, siamo anche andati un pochino oltre e comunque se ci sono altre domande potete farle alle mail che abbiamo indicato. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie a E tutti. ci vediamo al grazie Mariano, ci vediamo al prossimo, grazie per Grazie tutti, a a tutti quelli voi. che hanno fatto le domande e ci vediamo quindi al prossimo appuntamento. Ciao a Alla tutti. prossima. Buona serata a tutti, grazie a voi.